Estamos hoy con el señor Sandro Morelli, que es, eh, bueno, pues como habéis visto eh, que tenemos el fondo Villatiberio, es el dueño propietario de este imperio suyo que lo ha hecho eh, su pequeño mundo, su pequeño eh, sitio donde estar, meditar, hablar con gente interesante y por supuesto ofrecer una exquisita gastronomía. Pero el motivo que estemos aquí hoy no es para hablar del restaurante, sino para hablar de algo tan bonito como es hablar de Cudeca, de la labor tan bonita que hace aquí en este restaurante dos veces al año ahora este primero en verano nos hablar de ellos Sandro Morelli quién viene este año eh, cuántas personas tiene ya y todavía falta unas o dos semanas para que sea el evento vamos a dar toda la información de lo que es eh, y conlleva ser una persona con unos buenos principios un, unos buenos cimientos y de ahí se edifica todo esto. A partir de ese momento. Eh, Sandra, tú, tú, gracias. O sea, mira, tú lo sabes, yo ayudo mucho a Gudega. Esto, esto es, esto, va, esto fiesta que hago aquí el 8 de junio, es pues para los niños que tienen cáncer, en, en, hasta Londra, Great Ormond Street Hospital, que es un, una institución muy importante, que es, 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 es una organización que ayuda mucho a los niños que tienen cáncer. È molto conosciuto in tutto Londra, tutte le persone più importanti che aiutano molto a questo, è es un'istituzione molto importante che io voglio aiutare perché come tu sai, per me è la cosa più importante del mondo. Ah. Ora sono 8 di giugno, tengo questa fiesta qui. Te sí. dico la verità, non no sono completo, non so sé da dove ponerla. Io sí. no non lo so, per il momento penso che sono 230, 240, sono molte persone, siamo lì, tu lo sai. Yo, eh, la cosa importante è che io voglio dare più denaro che possa aiutarla, perché è una molto importante. Eh, immagino un niño che tiene cancer come, immagino un niño che tiene come, come le dice un niño che tiene cancer che io ora come no, è una cosa incredibile you know, io, 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 io lo chiedo che aiutarlo quando ma no una cosa che io mi sono dedicato nell'ultimo sette anni a aiutarla come aiuto codecato tu lo sai um, ora sta fiesta viene persone molto importanti um, persone in di De Londra, dell'Inghilterra, un deso Conner, che è una persona, immagino, questo signore, è stato alla televisione per 50 anni, ha tenuto un show in America molto, molto famoso. E io, un mio amico, vengo qui solo per, per aiutare i Immaginate. Immagino. Poi um, tengo Mitch Winehouse, il padre di Amy Winehouse, okay. e lui viene qui a fare uno show per aiutare. E io sono contento perché questa gente rispetta a me e io rispetto a lui. Lo facciamo solo per aiutare i bambini, eh, la signora a con il suo marito, varie personalità del sport. Bien, io spero di de, de, de collezionare denaro per darlo. Mi è arrivata l'altro giorno una carta di questa de organizzazione che que mi dice come se sei so contento che io abbia il resto e che aiuto, che denaro che do. E questo mi fa piacere, non solo a me personalmente, è una cosa che mi fa piacere. Io chiedo che a Marbella, Andalusia e la Spagna non no siamo solamente qui per il solo, il mare, i negozi, ma anche per le cose importanti per il mondo. E io sono una persona che voglio aiutare, particolarmente i bambini del mondo. Eh, sono contento e orgoglioso di vivere eh, qui e di aiutare la, la parte della de Spagna, del de, de, de de Marbella e de Andalusia. a su niño que, de, que necesita ayuda. Pero ¿Cuántos años lleva organizándose esta gala, tanto la de invierno como la de verano? Porque son yo, dos las que se hacen. Al año. Sí, yo hago, yo hago dos al año. Yo pienso que son, um, ahora siete años este año, sí, siete años que, que ayudo, si, si es el único que el otro. Cuteca me interesa mucho porque tú lo sabes, Cuteca es la el única que tenemos aquí en Andalucía. El... Si se tumba Cuteca, yo el año que viene, o en noviembre, quiero hacer una fiesta aquí, pero quiero regalar todo porque necesita tener... Niente necessita di 3 milioni di euro all'anno per aiutare. un montone, montone Se tu, se tu vedi quello che hanno hecho io a Benamagri, è una cosa incredibile. È un'organizzazione che io, per me è una cosa fondamentale, molto, molto, molto importante. Nosotros debemos siempre recordar en este mundo que si nosotros tenemos la suerte de tener una vida buena o así, están muchas personas en el mundo que no tienen, debemos ayudar a las personas que no, que no tienen. Que también los científicos tienen una gran misión, una gran tarea lo, para investigar y solucionar el problema. que Imagínense, este señor, que yo le doy dinero cada año en Inglaterra, ellos hacen missione vedono scientificamente quello che si può fare, ma io una cosa non intendo, come è possibile nel mondo che si vive oggi, eh? que tu che tu pensi che stiamo tanto denaro di de, de armi nucleari, di e non siamo capaci di dare a com'er le niños del mondo? Tu immagini, ogni minuto muore un niño in questo mondo perché le falta acqua, comida e medicina. Nel stesso tempo, se gastiamo un milione, speriamo, in nucleare per ammattare e distruggere il mondo, che passa con l'umanità? Io non entro. Che differenza sta tra miti, spagnoli, italiani? Siamo tutti persone umane. I niños sono il duegno di Dio, bisogna aiutare i niños del mondo. Se tu chiedi un futuro migliore per questo mondo, se deve aiutare i niños. yo te digo la verdad yo nunca he votado en la vida porque no entiendo lo político te digo la verdad yo no entiendo lo político cómo es posible que nosotros vivimos en un mundo que todavía muere un niño cada segundo porque falta agua falta pan comida falta medicina en el mismo tiempo si gastamos billones de ah, armas nucleares, submarinas, aeroplanos, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? Para destruir el mundo que Dios ha creado. Yo, perdóname, yo te digo la verdad, no entiendo la humanidad. Estas tres cosas que yo quiero en este mundo. Niños, animales y la naturaleza. La humanidad no la entiendo. ¿Cuáles son para usted los tres principales valores que debe tener un ser humano? Ma io penso per la mia esperienza di vita, un uomo deve avere prima essere una persona onesta, perché se tu sei onesto non fai male a nessuno. Secondo, essere una persona amabile, umiltà, gentilezza e numero tre, essere generoso. Nella vita se tu tieni un vaso d'acqua e puoi darla a chi non necessita, Dio ti ha creato una persona differente. La generosità è un, Dio, un dono del Dio. Que ayuda, Dios ayudará. Qué palabras más bonitas, Sandro. Gracias, gracias, de verdad que siempre nos encanta gracias. escucharlo porque gracias. siempre nos transmite muchísimo gracias, gracias. y realmente vemos siempre gracias. que es una persona con muchos valores en gracias. la vida. Yo espero solamente que un día antes de morir, yo espero que la humanidad o este mundo se dediquemos no, no más al arma nuclear, no mucho a la potencia del mundo, más a ayudar a los niños del mundo. Bueno, okay. pues, enhorabuena Sandro, okay. enhorabuena por tener ese corazón tan grande, ayudar a todo el mundo que es un hombre que no sabe decir que no. Sandro, usted no, no sabe decir que no, nunca. Siempre, mira, mira, dí, 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 dice mira sí. yo, yo te digo una cosa, yo soy he nacido muy pobre en tiempo de la guerra, ¿no? Y mi madre, yo lo he visto mi madre llorando porque no tenemos nada de comer. Y a 11 años he empezado a trabajar, a 11 años, no por mí, para ayudar a mi madre y a mi padre. a 11 anni immagina io a 18 anni stavo a londra solo ho dormito alla calle e quando io ho incontrato un travaglio a lavare gli ospiti in un ospedale il primo denaro lo mandava a mia madre perché noi solo in casa mia non teniamo la luce mia madre non poteva pagare la luce si viveva sempre scuola. Okay? io ho iniziato a lavorare a 11 anni per una cosa imparata nella mia vita nella vita, se vuoi avere, avere successo nella vita, deve essere una persona onesta, buona e non dare la, la cara a una persona che necessita aiuto. Bueno y tenemos ya que despedir eh, a Sandro con esta entrevista, pero oh, bueno pues eh, nos eh, hacía recordarnos de este reconocimiento del Ayuntamiento de Marbella, Ay. firmado por la alcaldesa de Marbella y que él está súper contento de que es verdad con esta labor que hace, pues que lo reconozca. Eh, Sandro, cuéntanos este reconocimiento ah, que ha recibido. Yo, yo, eh. yo particularmente quiero agradecer al Ayuntamiento de Marbella, eh, a Ángela Muñoz Uriol, la alcaldesa de Marbella, que me, me ha dado esto. am um, premio el legittimo aggiudicamento a Sandro Morelli come cittadino euro, europeo riconoscendo il la al lavoro del da a de favore dell'Unione favor. de Europea. Che vuol dire questo? dire che mi hanno votato quasi quasi, quasi come un uomo italiano mas, po, europeo ma europeo, europeo che, 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 che si chiama <ride> E come si chiama? Al lato a chi stava il duca di il, um, il, il, il Rudy, il Rudi, Rudy che rappresentava l'Allemagna, io rappresentavo l'Italia, ma adesso mi gusto perché io sono un europeo, io, io ti dico la verità, io non sono nazionalistica e né patriottista, a me mi gusta il mondo che io vivo. E mi io quiero solo il mondo. Riconosco l'Europa è stata una cosa incredibile. Io sono molto, molto, molto orgoglioso di essere europeo. Io spero di continuare sempre di essere europeo. Mi encanta la Spagna, mi encanta vivere a Mabea. E ringrazio molto Angela Munoz che ha fatto un grande lavoro per Mabea. Perché ti dico una cosa: quando qui, 5-6 anni prima i problemi che abbiamo, con tutti il deficit, con tutti i problemi che abbiamo, questa moglie ha fatto un lavoro incredibile. Grazie. E' veramente molto riconosciuto e molto benedetto, Sandro Morelli. Ok, io lo riconosco perché io vivo qui da 25 anni e ho visto cose qui in 25 anni che devo ringraziare noi che abbiamo questa moglie che ha fatto molto, molto, molto. Molto più del politico che... Samuel ha hecho ella mucho más de todo lo otro. Okay, Gracias, Sandra okay, Morelli. Okay. Y bueno, tenemos una cita aquí el día de la gala okay. para cubrir el evento. Gracias, okay, okay. Adiós, adiós. adiós, adiós. Chao, chao.